Il piatto di oggi ha tutte le carte in regola per entrare a far parte nella top 10 dei migliori menù primaverili. Infatti vorrei propormi dei deliziosi gnocchi di miglio, quindi senza glutine, che serviremo con una delicata salsa a base di piselli e yogurt. Rimanete con me per pranzo! Per gli gnocchi ci servono 100 g di miglio, 250 ml di acqua, un uovo, 100 g circa di amido di mais, 30 g di grana grattugiato. Per il sugo ci servono 350 g circa di piselli cotti, 50 ml circa di acqua, 100 g di yogurt bianco naturale, sale, pepe, qualche foglia di menta, 30 g di burro. Iniziamo con la preparazione. Io come al solito mi sono portata avanti per velocizzare i tempi. Sono partita da 100 g di miglio che ho cucinato in 250 ml di acqua con un pochino di sale per circa 20-25 minuti fino a quando tutta l'acqua si è asciugata. L'ho poi riunito in una ciotola, l'ho sgranato, l'ho lasciato completamente raffreddare, questo è il risultato. Questa è una ricetta senza glutine, pensata anche ma non solo per le persone celiache, dunque vi raccomando di controllare sempre in confezione il marchio della spiga barrata che accerta l'assenza di glutine. Insaporiamo con del grana grattugiato, mettiamo un po' di pepe a piacere, amalgamiamo con un uovo. L'uovo in questa ricetta è indispensabile e non può essere sostituito perché la ricetta, come vi ho detto, non contiene glutine, dunque serve una sostanza in grado di legare tutti gli ingredienti. A questo punto aggiungiamo tanta farina di mais quanto basta fino ad ottenere un impasto compatto o piuttosto denso. Va bene anche farina di riso. Questa è la consistenza che abbiamo ottenuto, come vedete è piuttosto appiccicosa anche. Prima di procedere con la preparazione degli gnocchi facciamo vedere il sugo. Quindi io anche in questo caso mi sono portata avanti e ho cotto i piselli. Sono partite da 200 g circa di piselli congelati e ho ottenuto grosso modo 350 g di piselli cotti, quindi vi ho dato i due pesi in modo che possiate regolarvi meglio. Trasferiamo ora i piselli con 50 ml circa di acqua di cottura all'interno di un beaker. Aggiungiamo ora un po' di menta tritata e dello yogurt. Io ho scelto uno yogurt intero, però naturale, quindi non dolce. Aggiustiamo di sale perché ho cotto i piselli in acqua non salata. I legumi, mi raccomando, cucinateli sempre senza sale, altrimenti il tegumento diventa troppo duro, quindi la pellicina. Un po' di pepe e frulliamo fino ad ottenere un composto cremoso. Prepariamo gli gnocchi. In una padella ho messo a fondere molto molto dolcemente, quindi al minimo 30 g di burro, questo è facoltativo, in alternativa al burro va bene anche semplice olio. Poi qui sta già bollendo una casseruola con abbondante acqua, l'ho salata un pochino. Facciamo ora delle palline con l'aiuto di due cucchiaini e le tuffiamo all'interno dell'acqua bollente. In alternativa ai cucchiaini potete utilizzare una sac à poche. Facciamo gli gnocchi un po' per volta, così quando affiorano possiamo rimuoverli subito dall'acqua e man mano li sistemiamo sulla teglia con il burro. Li serviremo appunto con la nostra salsina di piselli. Ci siamo, una volta realizzati tutti gli gnocchi, ho alzato un pochino la fiamma della padella, se volete potete anche aromatizzare il burro con un po' di salvia. Spegniamo e serviamo in accompagnamento alla salsina di piselli. Gli gnocchi di miglio sono davvero fantastici, i piselli addolciscono il piatto e la menta conferisce sicuramente una marcia in più. Non vi piacciono i piselli? Nessun problema, potete condire i vostri gnocchi con un sugo di funghi oppure, se vi piace la carne, anche con un po' di ragù. E buon appetito!